Buonasera, buonasera, benvenuti e benvenute a tutti e a tutte in questo nostro appuntamento, questa diretta dedicata ad un'inchiesta sulla prostituzione. C'è già stato un assaggio di questo con un appuntamento precedente dedicato alla costituzionalità della legge Merlin. Oggi è invece un appuntamento davvero speciale perché abbiamo con noi una testimone, una sopravvissuta del business della prostituzione, Liliam Altuntas, e la dottoressa Teresa Canone, psicologa, che l'ha sostenuta e supportata nel suo percorso di uscita. Poi ci racconterà bene tutto quello che ha fatto. Oggi, peraltro, è anche il compleanno di Liliam e quindi per noi è davvero un regalo che lei fa a noi, avendo accettato di partecipare qui con noi in diretta e di raccontarci. Quindi, Liliam, grazie veramente di raccontarsi. E io vorrei fare a tutti quelli che ci stanno seguendo, a parte il ringraziamento per seguirci, ma una piccola raccomandazione, se possibile. Chi ha attraversato questo incubo della prostituzione può reagire in genere in due modi, chiudendosi e cercando di dimenticare e facendo finta. Cercando di far finta che non è mai successo e quindi smettendo di parlarne. Liliam invece ha scelto la soluzione opposta, ha scelto di parlarne, ha un enorme coraggio, ma ciò non vuol dire che non sia comunque una ferita. E quindi chiedo a tutti, naturalmente noi siamo anche disponibili a rispondere alle vostre domande, chiedo a tutti naturalmente rispetto e sensibilità nel rivolgere eventuali domande. Ora io, Liliam, per te, credendo di interpretare un po' anche le domande di chi ci segue, ti chiederei di raccontarci un po' tutto dall'inizio, ossia quanto tempo sei stata nella prostituzione e come è iniziato tutto questo? Ciao e grazie Alessandra per gli auguri e sono contenta di stare qui con voi. C'è due parti della mia vita, la parte di bambina, che era quando io sono uscita di casa perché io c'avevo un zio che abusava di me, e in questo tempo in strada io non ho quella connessione bene di dire data, anni, c'è qualcuna cosa che mi collega, tipo il campionato di quanto Roberto Baggio ha sbagliato il gol, capito? Questo è che mi dà un po' degli anni di com'è stato. E da bambina, quello che posso dire, io era il giocattolo di quelli predatori, no? Che loro ti prendeva, ti faceva fare dei giochi, i soldi io non vedeva mai, la unica cosa che io vedeva erano i vestiti che mi dava la signora da mangiare, a volte come si dice, alcuna giornata che sembrava normale, dove noi sedevamo, noi parlavamo, noi sognavamo a essere qualcosa. E questo era il tempo che mi ha molto distrutta, per caso che io vedeva cose di persona adulta, di uomini adulti che veniva, faceva i giochi, ti prendeva i bambini anche piccolo, più piccolo di Liliam, me anche. scusami Liliam, quanti anni avevi? È iniziato con 6 anni di età. È iniziato nella mia famiglia con 6 anni di età, e poi scappando sempre di casa, e poi dal 8, 9, 10 e lì in poi, perciò non ho avuto una infanzia come una persona dovrebbe avere. E cosa tu poteva dire? Tu eri una bambina, tu non c'aveva nessun diritto, nessun potere di dire qualcosa. Dovrebbe fare e giocare un ruolo che quell'uomo voleva, o che quella coppia voleva, o che quel gruppo voleva. Loro entravano, pagava la signora, noi era là nella camera e loro facevano il gioco loro. E questo
era triste perché entrava dei poliziotti, entrava anche delle persone della politica che doveva proteggersi e non faceva niente, faceva e poi rimaneva là. Noi a volte entrava così tanto che la nostra parte intima faceva così male che andava sotto la doccia con l'acqua fredda per poter accalmare un po' il dolore. Ai quando il dolore era così forte, da quando noi non ce la facevamo, quando era ribelle, loro ci drogavano, capito? Per sonno era quelli pupazzi che loro poteva fare ciò che voleva e come si dice, era, come posso dire, era un giocattolo che finché poi sono stata venduta, andata in Germania Quanti e anni? lì. Quanti anni sei stata venduta e sei andata in Germania? Allora, ce ne va quasi la fine di 14 anni, quasi. Già aveva avuto un bambino, né? E così sono andata. E lì era veramente un palco di una vendita, sai, tu ti mostrava, lui ti sceglieva, andava nella casa dei uomini. E io non ho potuto mai essere me stessa. Io dovevo sempre giocare con un ruolo. Sai, un ruolo, una volta di una bambina, una volta di una giocare la madre di quel cliente, doveva giocare sempre con una persona. Non ho potuto, come posso dire, dire oggi sono stanca, no, non mi va, capito? Perché in quel momento che loro pagavano, loro hanno diritto di me. Io hanno diritto di avere tutto ciò che loro volevano e non ci interessava. Sì, io stavo male con mal di testa o che mi faceva male anche quel ciclo, non importava, io dovevo fare perché io ho pagato a volte da quello che tu sentiva. Allora, se ho pagato, io ho diritto di avere ciò che volevo. E non era una cosa, come posso dire, che tutte le volte era come se avessi strappato l'anima, capito? E è stato un bel lungo tempo finché mi sono, come si dice, potuto dire sono libera, io non ho bisogno più di prostituirmi, sai, non ho bisogno più di come si dice, di essere la serva, perché le persone parlano sempre, ah, la prostituzione è un lavoro, un mestiere più antico del mondo, non è un mestiere, è una schiavitù. Sai, se fosse un mestiere, perché quando noi cresciamo, principalmente noi donne, non diciamo, oh, quando io sarò grande voglio essere una prostituta. Dimmi perché. Sai, questo non è un mestiere, capito? È una cosa che ci ruba, che ti mangia dentro. E mi ha mangiato, mi ha rubato, come posso dire, quella purezza di una bambina, di una ragazza, di una donna. E fino il 2000, 2002, così è che ho iniziato più a essere più libera. Lilian, che tipo di uomini venivano con te prima in Brasile e poi in Germania? C'è una tipologia di uomini oppure no? Non posso dire che ben tranquillamente quale tipo di persona, perché io non c'ho più paura, capito? Prima era un po' molto tempo fa, io avevo prima di iniziare a parlare, ma se io, per esempio, se le persone che andavano era persona più normale, tu non aspettava, come ti dicevo, andava prete, andava poliziotti, andava gente politiche. Sai, chi faceva, scambiava favori a questa donna della casa, che loro potrebbe, e così poteva più allungare la casa, il terreno, poteva avere certo tipo di cosa, capito? O quando ce ne va festa o incontri, mandava le ragazze per stare lì, per fare i giochetti loro. Il giochetto loro, guarda che non era giochetti, che diceva così, oh, giochiamo un po' di carta, era quelli più, come si dice, schifosi che una persona si può fare. Aí, quando io ho scappato, com'è che io poteva denunciare un qualcosa che le persone che andava lì sarebbe quella che poi poteva trovare nella denuncia, capito? Che non avevo più quella,
quella, come si dice, quella fiducia nel sistema, che purtroppo era così, non solamente come si dice in Brasile, ma anche in Germania. E poi c'è qualcosa, invece prima hai detto che poi a un certo punto ti sei liberata, c'è qualcosa che ti ha fatto tornare la fiducia? La fiducia, per esempio, sì, mi sono liberata nel senso che, come posso dire, io volevo, come si dice, cercare di essere normale, sai, perché la mia vita era già una vita che io so, aveva solo imparato a drogarmi, andare a letto, che era l'unica cosa che ho imparato, giocare dei ruoli, per il caso che era sempre, un giorno ero una infermiera, un giorno ero una bambina, un giorno ero una mamma. Sempre io so, sapevo solamente giocare dei ruoli perché era quello che gli uomini voleva. E la libertà fu nel senso che quando io ho conosciuto come si dice, il papà da mia prima figlia, io ho cercato di essere normale, di montare una famiglia perché era quello il mio desiderio, di uscire di quel mondo. Anche se ce n'avevo un po' di tempo che io mi sono rassegnata e ho detto, dai, non so fare altro, non c'è altro, allora anche se io sono, come si dice, libera, ma io continuerò. Perché la prostituzione è tipo così una droga, sai? Ci entra e poi ci fa male perché è tutto il giorno un uomo diverso, tutto il giorno un gioco, una come si dice, una. Come posso spiegarti? Tutto il giorno una linea diversa, diciamo così, un personaggio diverso. E poi tu inizia a crederci che quello è ciò che tu devi fare, uno perché tu ti senti indipendente, perché tu guadagna soldi con il tuo sudore, capito? Tu ti senti quei soldi, è più mio, perché io sto dando me, ok? E poi tu inizi a abituarsi perché tu vai, lavora, e tu inizi a comprare le cose, tu compri le droghe, perché la droga è quella che ti dà la forza di continuare, capito? Perché? E è tutto un perché, come si dice, normale, c'è quel momento che tu ti senti bene, sai, tu sei con gente ricca, è in navetta, in yacht, e metti un vestito di 2.000 euro, nel senso, capito? Ma quando tu vai a letto, tu metti la testa, non è ciò che vuoi tu, sai. Tutti noi abbiamo un sogno, c'è quella che c'è un sogno di avere una famiglia, c'è quella che nasconde della famiglia ciò che fai. E per nascondere questa vergogna, questo dolore, la droga ti dà quella forza e poi ti dà anche la forza di tu sopportare quell'uomo. A volte c'è la ragazza che prende la droga, quella è nell'alcol, sai, perché è l'unico modo che tu possa sopportare. Perché non è una cosa così facile, oh, la prostituzione, come si dice, facciamo lavoro. Tutta questa persona che io sto sentendo molto da 2 anni da questa parte su questo fatto, tutte le persone parlano così. Ma se le persone parlano, perché loro stesso quando cercano lavoro non vanno in un bordello a cercare, a lavorare lì? Perché non vedono, perché non, come si dice, non dice, ah, mamma, c'è la ragazza che fa. Ma credimi, tutta quella ragazza che addirittura sono stata io, che fa perché non ce n'è altra possibilità. Noi avremo altri sogni. So che non c'è opportunità, non c'è un'opportunità che possiamo dire, cerchiamo, si dice, ah, vai a fare la badante. La badante tu bisogna anche di una, come si dice, referenza. Che referenza fai? Prostituta. Tu credi che quel figlio di quella signora anziana darà un lavoro che la prostituta? Sai, non è facile, non è anche facile che se il lavoro di prostituta diventa una legge, io sarò rispettata. Perché non è qual è il marito che vuole che la moglie lavori come prostituta? O qual è, se il marito e la moglie non lavora, non c'è lavoro, tutte e due andranno a lavorare come prostituto. Sai, è una cosa che è facile parlare perché non sei te. Sai, non sei te lì che tu sei, tu devi immaginare, tu sei lì, tu hai mal di pancia a volte non stai bene, mal di testa, hai un ciclo, che è un dolore terribile, c'è certi momenti, tu sei lì nel letto, tu devi sorridere, l'uomo paga e tu non devi fare ciò, nessuno ti chiede come stai o cosa, perché non interessa,
tu sei lì quel letto e tu devi fare tutto il tipo di gioco di quell'uomo, un uomo che tu non hai mai visto, sai? Allora come si dice, ti fanno dei giochi, ti fanno pipì addosso, ti sputano, ti strozza, ti legano, ti brucia con la candela, con la goccia della candela, fai tutto questo con te. Sai, e questo è un lavoro? Ah, ma ci sono tante che, come si dice, che fanno, ma perché non c'è l'altra opportunità? Sai, invece del governo fare così, di fare questa campagna, di trasformare questo in lavoro, perché non dà opportunità? Perché non dà opportunità di un studio, di un lavoro? Sai perché loro non dà? Ti racconto una cosa. Io sto in fase di separazione, anche per conseguenze di tutto questo, del complesso della mia vita, né? Ho perso praticamente lavoro, ho perso tutto. L'unica cosa che è rimasta è che il giudice mi ha dato i miei figli e la casa. Trovare lavoro è difficilissimo. Trovare tante cose, lavoro o un corso o un tirocinio, qualcosa, è molto difficile. Ah, tu dici così, se io, a volte mi viene da pensare che a volte sembra che il governo fa apposta tutta questa difficoltà a questa donna perché così l'unico modo è andare a prostituirsi. Sai perché? Il soldo della prostituzione è un soldo facile per loro intascare. Per caso che lei donna prostituta si è sempre sfruttata o sfruttata dal governo perché devi pagare l'imposto, la IVA o di quelli papone che tu devi pagare lì da quella casa o di protettore e poi te cosa ti rimani? Capito? E non a parte di questo, la tua l'anima, che questo è un soldo sporco. È un soldo che nessuna, io sono sicura che nessuna di questa donna sogna di essere la prostituta o secondo avere una figlia che vuole, oh, mia figlia quando crescerà farà lo stesso mestiere. Non c'è tutto quello che dice, ah, ma è un mestiere, loro fanno perché bisogna. No, noi non facciamo perché bisogna, noi facciamo perché non c'è un'altra possibilità, non c'è un'opportunità. Io sono andata a scuola fino alle quarto elementare, ok? Io mi sono data tanto da fare, tanto. Io ho voluto sempre lavorare, guadagnare i miei soldi per il mio lavoro, ok? Sempre ho voluto avere la mia famiglia, avere, come si dice, quel mio sogno di poter curare i miei figli, di lavorare, guadagnare un lavoro onesto, che io potevo, che sia cameriera o che sia, come si dice, una segretaria o che sia una cake design che oggi io ho imparato per, come si dice, per la via del destino. Ma so che non era quello che io ho voluto, ma nessuno. E poi quando tu sei in questo mondo da tanto tempo e tu so impara quello che non va bene, io so imparato cosa brutta, a drogarmi, mentirmi, rubare, prostituirmi, credere che per avere un affetto dovevo andare a letto. Ma non era ciò che io volevo solamente essere libera, avere un'opportunità, che qualcuno avesse pazienza, sai, e potesse aiutarmi in questa parte. E Questo era. Teresa ti ha aiutato un po' in questo percorso, vero Teresa? Tu quando hai conosciuto Lilia e come l'hai supportata? Ma noi ci siamo conosciute attraverso un'associazione di cui io faccio parte, un'associazione che si chiama ANLIB di Pinerolo, aiuta persone in difficoltà, in particolare donne, e in particolare donne che provengono dalla tratta e dalla prostituzione. E, quando ci siamo conosciute circa 6 anni fa, la nostra associazione aveva organizzato una cena per raccogliere dei fondi proprio per aiutare queste donne e Lilian forse ci aveva trovate su Facebook, mi pare, e si era fatta avanti per collaborare, nel senso che lei ci teneva a dare il suo contributo, no, per questa campagna che stavamo facendo. E si è offerta di cucinare i dolci per questa cena e anche di aiutare un po' le ragazze che cucinavano per questa cena, perché erano proprio le ragazze stesse che noi aiutavamo e quindi tutto il ricavato della serata sarebbe andato a loro.
Ed è stato così, perché poi a fine cena, diciamo, chi voleva poteva raccontare qualcosa ai partecipanti della propria esperienza e anche Lilliam ha fatto questa, la sua parte, insomma. E benché avesse raccontato poco, diciamo così, di questa grande, di tutti questi anni terribili che lei ha vissuto, la platea si è commossa molto, è rimasta molto colpita e da lì è partita la nostra conoscenza. Lilian, parlandomi appunto quella sera, mi diceva che lei avrebbe voluto condividere di più questa sua storia, avrebbe voluto renderla pubblica per aiutare tutte quelle persone che si trovavano in difficoltà e magari pensavano di non farcela e magari tentavano il suicidio. Sia ragazze che magari avevano a che fare con la prostituzione, ma anche persone che semplicemente si trovano ad essere giù, demotivate nella vita, no? Lei diceva: no, c'è sempre una possibilità, non bisogna arrendersi mai. E lei, insomma, con tutto quello che ha vissuto, è la dimostrazione vivente, no? E allora mi diceva: mi piacerebbe raccontare tutto questo in un libro, ma non ho ancora trovato la persona giusta alla quale affidare questi miei racconti. Io, combinazione, avevo da poco pubblicato un libro dove appunto avevo raccontato anche lì una storia vera di una donna, anche se è una storia diversa, ma comunque. E allora le ho detto: ma se vuoi possiamo provarci. E così è iniziata questa nostra conoscenza che è stato un rapporto ed è un rapporto molto particolare perché io non sono la sua psicologa, ma sono una persona che ha accolto tutto questo suo racconto. Ho cercato di farlo, cioè l'ho fatto chiaramente col cuore, con tutta me stessa e chiaramente la mia professionalità comunque emergeva e mi ha anche aiutato a supportarla perché non è stato per niente facile, non è stato facile per lei rinvangare tutto questo passato, riviverlo praticamente nei minimi particolari e non è stato facile neanche per me accogliere perché sono situazioni veramente talmente pesanti che fanno dell'incredibile, insomma. E comunque siamo andati avanti per molti mesi ad incontrarci periodicamente. Lilian raccontava e avevamo un registratore per cui il registratore registrava e noi così, mani nelle mani, a volte piangendo, tutte e due, perché poi non è facile non lasciarsi coinvolgere, no? A volte poi Lilian diceva: sa, adesso facciamo una pausa, cuciniamoci un riso con le verdure e poi riprendiamo. E allora facevamo questa pausa e poi di Scusami, nuovo. perché Lilian veramente ha fatto questo percorso che insomma sembra un po' dall'inferno, poi a veramente a rivedere la luce, no? Lei è passata, tutto inizia con un abuso, quindi anche per chi ci ascolta, tutto inizia con un abuso, credo, da parte di un familiare All'interno della famiglia, sì. Piccolissima, ad un'età veramente da brividi, cioè a 6 anni. sì. Capito Ed è bene. stato proprio per sfuggire a questa violenza familiare che Lilian è andata a vivere per strada, perché siccome in famiglia non si sentiva protetta da nessuno, diceva: per strada nessuno mi farà più del male. Aveva 6 anni. Purtroppo per strada ha incontrato poi l'inferno, perché ovviamente bambini poveri senza famiglie protettive alle spalle sono chiaramente facile prede di queste organizzazioni criminali che raccolgono proprio questi bambini sia per la prostituzione che per la vendita degli organi e Liliam è finita in questo giro purtroppo. Dove poi ha vissuto, abbiamo potuto risalire più o meno dai racconti circa un paio d'anni in questa casa degli orrori, l'abbiamo denominata così perché non si può definire diversamente, e da lì poi è stata venduta a quest'altra organizzazione internazionale che è stata poi quella che l'ha portata in Germania.
E niente, in questa nostra conoscenza, veramente con l'intento di pubblicare questo libro, di scrivere questo libro e pubblicarlo per far conoscere questa storia a più persone possibili, la nostra relazione si è molto intensificata, per cui a volte Lilian mi dice che io per lei sono un po' un misto tra l'amica, la mamma, la sorella. No? Un po' di tutto. E Lilian per La me psicologa. Lilian per me è una persona speciale alla quale voglio molto bene. Insomma, se ho potuto aiutarla un po', sono felice, insomma. No, veramente io conosco Lilian non ancora di persona, spero che ci possiamo incontrare presto, però chiaramente prima di questa diretta abbiamo già interagito altre volte e devo dire che è una persona dolcissima, veramente incomprensibile come si possa voler fare male ad una persona del genere, ma soprattutto è una donna coraggiosissima, perché lei ha fatto questa trasformazione da oggetto, cioè lei si è affacciata alla vita a 6 anni ed è stata ridotta a cosa? Ad oggetto da usare, abusare in ogni modo. Ma poi questo è continuato ancora perché lei non ha potuto vedere altro nella vita, è continuato ancora fino nella fase adulta, ma tutto ciò non ha spezzato la sua volontà. Lei ha comunque reagito, ha compreso di essere persona umana e quindi si è data da sola quelle possibilità che la vita non le aveva dato e ha scelto di uscire dalla prostituzione. E oggi dice, lei che ha sperimentato tanti modi, diciamo, tante modalità di prostituzione, oggi dice che la prostituzione non può in nessun caso essere considerata un lavoro, una professione, un mestiere, perché Lilian, tu in un'altra occasione mi hai detto una cosa che mi ha colpito molto, che il lavoro non ti dovrebbe rubare l'anima, mentre la prostituzione ti ruba l'anima. Ci puoi spiegare un Sì, po' questo e allora proprio così. perché tu vuoi raccontare? Allora, io capisco che molte di noi che quando diciamo no, è giusto una prostituzione, è un lavoro, è perché non sappiamo, non c'è un'altra possibilità, non c'è un'altra opportunità. E come posso dire? Essere una prostituta è una cosa, è un oggetto che un uomo arriva lì, nem vuoi sapere chi tu sei, se sei malata, se tu non sei, da dove tu vieni, se tu sei lì obbligato, se tu sei lì perché vuoi stare. A loro non interessa, loro pagano, allora se io pago c'ho diritto, tu sei lì perché tu vuoi, allora non è problema mio, capito? E ogni volta che loro penetrano dentro di te, penetra con i suoi organi, penetra con la bottiglia, penetra con legno, penetra con tante cose che un uomo c'è di una fantasia malata, molto, credimi. Ok? E allora non ci interessa, capito? E ogni volta che tu sei lì sdraiata, entra un uomo e tu devi sorridere, tu devi, come si dice, giocare come un'attrice, sai? E poi tu vai in bagno, tu ti lava, ma tu senti che un pezzo di te è andato. Poi tu dici, vuoi fare cosa? Non c'è un altro modo, capito? Non c'è, che cosa possiamo fare se non c'è un aiuto, siamo guardata sempre male, capito? È un lavoro che tutte le persone dicono, ah, è un antico mestiere, ma quando vengono da me e dicono, Lilia, tu sai con quello lavoro? Io dico sì. C'è la prostituzione. Oh, ma come tu sei maleducata? Perché? Ah, perché per le altre è un lavoro e per te che stai cercando lavoro no? Mi dice, perché? Perché un politico, voi che normale, io non capisco molto di politica, non capisco molto di cosa perché non sono andata a scuola, ma da quello che ho vivo, credo di capire che un politico vuole fare bene al suo popolo, al cittadino. Giusto? Allora, se lui vuoi bene,
lui dice: oh, la prostituzione. Lui è andato lì a fare due stage di 3 giorni, anche in Germania, nel paese dove è legale. Vai là a fare un stage e poi torna e le parliamo che cosa lui dirà. Sai perché è una cosa che ti ruba, è una cosa sporca, sai perché è normale? Andare all'epoca una persona, tu devi sentire qualcosa, tu devi, come si dice, avere questa, come si dice, questa libertà di scegliere. Certo. Tu devi, c'è l'opportunità di scegliere, ma quando un uomo paga, tu non puoi scegliere, tu non hai il diritto di dire. Quando un uomo paga, tu devi stare zitto e dire, fare tutto quello che lui dice. E se tu non lo fai, lui vuoi i tuoi soldi indietro. E quelli che ti ha messo lì un pappone ti picchia, sai, ti fa delle cose orrende. E questo il cliente lo non sanno e anche non se ne frega perché è suo diritto, no? Io posso pagare e se tu non lo fai, allora vuoi lì dietro perché io sono andata lì per avere certo tipo di servizio. Perché tutte noi siamo donna, sai, siamo sognatrice, noi sogniamo di fare tante cose, ma non prostituta. Anche le prostitute che fanno perché dice che vogliono, perché hanno messo nella loro testa che se è legalizzato saremo rispettate. No, guarda i neri del mio colore. Loro c'è protezione, c'è milioni di leggi e fino ad oggi esiste razzismo. Immagina una prostituta. Sai, immagina tua figlia arriva a casa, ho trovato un lavoro, papà, di prostituta. Tu vuoi farmi No, credere che anche questo è un lavoro perché per te? questa cosa che si dice tanto è però c'è la libera scelta, no? Quindi c'è anche chi decide di farlo per libera scelta. Allora è garantito che non esiste la libera scelta perché anche quelle donne che apparentemente pare che lo scelgano, in realtà provengono tutte da situazioni molto problematiche, familiari, hanno subito dei traumi. E quindi non è mai una libera scelta, perché una ragazza che provenga da una famiglia normale, dove abbia avuto una vita serena, una vita affettiva normale, non farà mai la scelta di fare la prostituta. Quindi anche quando qualcuno si riempie la bocca con questa frase, ma la libera scelta, non esiste perché una persona sana non farà mai la scelta di vendere il proprio corpo, perché è qualcosa, come dice Lilian, che veramente ti ruba l'anima, oltre a essere anche un dolore fisico molto spesso e rischiare anche la vita molto spesso, però ti ruba veramente l'anima, perché noi donne lo sappiamo benissimo che cosa significa fare l'amore magari quando non si è più innamorati della persona, no? Quindi figuriamoci in situazioni di questo genere. Sì, intanto voglio dire. Per esempio, posso ti dire una cosa, Alessandra? Certo. Allora, ti faccio solamente capire una cosa che è rimasta e come sono in Italia, io parlo di questa situazione. Erano sette italiani, sono entrati, era tutto nella porta, io ero nel letto e loro non si interessava che cosa era, se io stava male, io stavo malissimo, ce n'avevo un dolore nell'utero perché già avevo passato altro. Ai loro hanno detto: noi abbiamo pagato, tu devi solamente stare zitto e fare una faccia felice. È entrato il primo, ha fatto quel gioco, mi ha messo per dietro, mi prende dei capelli, poi è venuto il tell'altro. Sette. Ai, tu credi che una donna è lì fare dei giochi, capito? Per soddisfare quegli uomini, ok? Io ce n'avevo l'età di 18-19 anni, più o meno. Era sette uomini, sette italiani che voleva solamente prendere di dietro e non ci interessava. Io non potevo toccarlo o baciarlo, dovevo solamente mettermi di quattro e loro fanno quello che loro volevano. Io non potevo dire niente. E questo è un lavoro che io non ho il diritto di dire no, io non voglio, o io non mi piace questo. Aí poi quando stava lì tutta sanguinata hanno detto: oh, che schifo che fa. E mi ha sputato tutto addosso. Questo è un lavoro. Mi dite?
È questo che un governo vuole proteggere le donne, che c'è la legge sulla donna e tutto. Perché non dà un'opportunità? Perché non fa imparare? Io voglio, per esempio, io ho fatto fino alle quarte elementare. Adesso io voglio iscrivermi in una scuola per imparare, prendere la mia terza media e di lì mi ala iniziare a volare ancora di più. Ma è perché non dà istruzione? Perché non dà opportunità di lavoro? Io adesso sto cercando lavoro, qualcuno, sono andata già nell'assistente sociale, sono andata già in tanti posti, capito? E quando tu non sai niente, tu dici cosa faccio? Se non fossi le mie compagne delle resistenze femminili o come Anlibe dove lavora Teresa, che mi aiutasse, io sarei già persa, capito? O come una dice, Lilia, ma perché fai la prostituta? Ma io non lo faccio, sai perché? Perché io ci credo. Che dove io abito, dove io vivo, ci sono anche delle persone buone, ci sono anche delle opportunità. Non so dove, ma si trova, capito? E tutto Questo questo si trova. benché Lilian abbia una grande professionalità, perché come diceva prima, è diventata una case design. Cosa significa? Immagino che tutti lo sappiano, ma realizza delle torte stupende, meravigliose. Ha vinto anche un premio per la miglior imprenditrice straniera in Italia nel 2013. Hai vinto il premio MoneyGram, Lilian. La voce arriva un po' 2013. 2013. E quindi voglio dire, si è anche costruita una professionalità, malgrado questo, comunque ha difficoltà a trovare lavoro. No, ma io sono sicura che Lilian già sta trovando la sua strada e sicuramente troverà il modo per continuare a realizzarsi come persona umana. Quello che è che purtroppo nella prostituzione invece viene meno. Io però vorrei tornare un attimo indietro, qualcosa che ha detto Lina, perché molto probabilmente alcune persone che ci ascoltano avranno pensato che quell'episodio terribile che ha appena raccontato Lilian di abuso, veramente sopraffazione e azioni davvero disgustose fatte su una donna non possano avvenire in quelli che sono i bordelli legalizzati, ossia all'interno di un circuito di prostituzione normata, tutto ciò non possa avvenire. Ora, io vorrei dire che invece ci sono degli studi che testimoniano che purtroppo gli abusi, anche all'interno della prostituzione legalizzata, continuano e come. Anche nei bordelli della Germania, noi sappiamo benissimo attraverso testimonianze e ricerche che tutto ciò continua ad avvenire e le donne non sono libere di dire no, anche perché rischiano ovviamente delle conseguenze e insomma non hanno veramente una libera scelta. Quindi anche in questo senso normare la prostituzione non sarebbe un argine a quella che è una deriva veramente riprovevole, perché comunque non è ammissibile che si possa pensare di comprare qualcuno per farne ciò che vuole. Tu ci tenevi molto a raccontare la tua storia. Ne hai fatto un po' lo scopo della tua vita, il racconto. Una volta mi hai detto che lo fai non solo per te stessa, ma anche per altre persone. No, per esempio, il mio fatto, perché, per esempio, come ti stavo dicendo, né, ci sono persone che dice che questo è uno, come si dice, è un lavoro, è una cosa che si fa per poter dare una dignità, ma sappiamo che prima dignità non lo dà. Non è facile prima cosa di parlare e di affrontare questo argomento perché c'è molti interessi, interessi come si dice economici anche, diciamo, la principalità di questi interessi è interesse molto grande di questi interessi economici. Ma so che è una cosa che ti distrugge dentro, capito?
è una cosa che ti mangia, che ti lascia questa macchia. Oggi io compio 40 anni, ho provato tante volte lo suicidio, c'era una volta che sono saltata del settimo piano perché io credevo che era la mia libertà, la morte. Ok. E ne porta ancora le conseguenze adesso perché ha dei grossi problemi agli arti inferiori e alla schiena proprio a seguito di quel volo, che il salvarsi è stato miracoloso. Nel libro lo raccontiamo, però è stato veramente miracoloso perché nessuno ci potrebbe mai credere che una persona riesce a salvarsi buttandosi dal settimo piano. Mentre ci sono state tutta una serie di situazioni che hanno fatto sì che lei si salvasse, chiaramente con le conseguenze che si porterà dietro per tutta la vita a livello fisico e non solo, ma è andata così. Ma questo per dire proprio della disperazione, la disperazione che ovviamente andava a tratti, perché poi passava quel momento di disperazione terribile e emergeva questa sua voglia di speranza, questa sua voglia di scoprire che cos'era la felicità, perché una cosa che Lilian guardava sempre nelle persone intorno a sé era vedere le persone sorridenti e apparentemente felici, e lei diceva: chissà com'è essere felici, no? E questa cosa è stata. Di pure. Era quello che io volevo. Poi io dicevo, quella succedeva e quella rabbia che io avevo dentro di me. Io dicevo, se a tutti non sei arrivata a me, allora vado dietro di te, io cado, mi rialzo e un giorno conoscerò questa felicità. Cado, mi rialzo e un giorno conoscerò, capito? I miei figli e la mia felicità. Credevo che era mio matrimonio, ma so che mio matrimonio, io ho cercato di tutto, di essere una persona, una donna normale di fare, ma so che quando tu impari tanta cosa, a persona che è dal tuo lato, che è dalla tua parte, devi avere molta pazienza, perché ho vissuto molte cose, sono stata prigioniera di questo mondo schifoso già da piccola. Ma io non smettevo, ho detto, io conoscerò questa felicità. Sai, quando la conoscerò, avrò lei stretta. E i miei figli sono tutto per me. Sai, sono la felicità che ho sempre io ho cercato. E nel fatto della prostituzione, anche tu, che io, ecco, dice ancora oggi, per 16 anni, in una sede di sacrifici, anche lotta contro me stessa, perché io dovevo smettere di avere questo vizio, tutte quelle cose che ho imparato, che non era normale, ciò che io, che la vita mi ha fatto, che mi ha insegnato, ma Ha di dovuto praticamente, sentire. ha dovuto rieducare se stessa proprio partendo da zero, proprio il ricostruire completamente un'altra persona, cioè quella che doveva essere la vera Lilian se non avesse subito tutto questo orrore. Quindi è stato proprio un dover piano piano, mattoncino su mattoncino, ricreare questa nuova persona che ancora sta scoprendo e ancora sta ricreando a fatica perché non è semplice. E certo che anche per le persone che le stanno vicino, anche non è così semplice perché una persona in costruzione passa tutta una serie di fasi che a volte rendono magari la convivenza complicata. E questi sono altri problemi, altre problematiche che purtroppo vengono da questi vissuti terribili. Lilian, tu poi un po' questa felicità la stai trovando, l'hai trovata, ti sei anche sposata, sei stata a lungo con un uomo. È così? E ho dovuto, come si dice, è stato molto difficile a poter fare a essere una persona normale, come te, come te stessa, come tante altre persone che stanno sentendo noi. È stata una cosa che
la notte a volte quando mio marito veniva a abbracciarmi, io ce ne avevo paura e schiacciava, cacciava lui via, andava e mi schiavo, rispondeva, ce n'era questa parte, ce n'era la parte che era tutto una cosa così, sai, come quell'animale che vive vissuto sulla, come si dice, sulla selva e poi deve andare in un posto che è il suo abitato, che è stato un animale che non, in gabbia, e un giorno lascia libero. Tu vai lì e tu non lo sai quello che tu può fare, quello che non può fare. È stata una cosa con molta, molta fatica. E lui non ce l'ha fatta a sopportare. Ho cercato. Se è troppo pesante raccontarlo, questo per te non devi. Quello che io ho potuto fare, che io ho imparato con mia convivenza con lui, è di non avere paura. Io non ho paura, sai. E quando io ho cercato, e quando ho incontrato Teresa, che è stato quell'amore a prima vista, né, Teresa? E noi siamo viste e siamo, come si dice, come posso dire? Noi abbiamo parlato, ho detto, è lei quello che io voglio dire. Io mi ho proprio di svoltarmi, era stanca di dire una storia di una ragazza che non è stata io, perché io avevo paura che le persone mi giudicassero, mi vedeva male, o che aveva paura che non mi rispettasse più, io avevo tanta paura, avevo paura che le altre persone mi trovassero, non so quella cattiva, ma quella che io ho fatto un torto, ma ho detto è uguale. Perché io voglio la mia libertà, io voglio essere felice, io voglio, come si dice, dare un senso anche alle mie amiche che sono morte, anche ai miei amici, sai, bambini di 1 anno e 8 mesi che andavano lì in quella casa a fare gioco sessuale e tu sentivi il loro pianto e non ce n'era nessuno e le persone che io andavo lì erano persone che normale dovevano proteggersi noi. Ma non faceva, andava lì per la sua perversione. Allora era giusto che io parlavo, perché io sono qui, tutti loro avevo un sogno di essere astronauta, essere medici, essere parriere, estetista, e non sono qui, sono morto per una perversione, di una perversione e di una protezione che non ha mai avuto. Ti sto già sentendo parlare, ma tu non lo vedi. E così ho detto no, io non ho paura, non voglio avere più vergogna, non mi importa, non mi importa più, io voglio solamente togliere questo peso che ho dentro e che le persone capiscano, e la persona capisca non solo quella parte involontaria da bambina, ma è quella da volontaria, da quando era adulta, ma è perché io non ce n'avevo un'altra possibilità, non mi hanno dato un'altra possibilità, non c'era. Sai, non c'era. Quante volte sono andata in posto a cercare, ma no, signora, non possiamo fare niente. Capito? Quindi a questo nostro Sai, che incontro, cosa tu puoi fare? questo nostro incontro è veramente importante. Io non so se l'ho sottolineato abbastanza, perché tu racconti con il tuo nome e cognome, tu ci metti la faccia. Non è affatto facile trovare una donna uscita dalla prostituzione che sia disposta a raccontare e a metterci nome e cognome. E questo già dovrebbe far riflettere tutte quelle persone che sostengono che la prostituzione sia o debba essere considerata un lavoro alla stregua di tanti altri, di tutti gli altri. Nessuno che eserciti un lavoro si vergogna e preferisce cancellare quella parte della propria vita e non parlarne più. È così difficile trovare chi è disposto a testimoniare, proprio perché invece comporta tutta una condizione interiore veramente difficile da mettere fuori, molto dolorosa, che si preferisce il più delle volte evitare. Quindi veramente, Lilian, grazie infinite. Guarda, Possiamo guarda dire, Alessandra, scusa quanto. Lilian, Sì. scusa, possiamo dire il titolo del libro dove viene raccontata la storia di Lilian?
e si intitola I girasoli di Lilliam per Feffè Editore. E qui cioè, è importante leggerlo perché solo sentendo dalla viva voce della protagonista quello che succede, probabilmente si può cambiare idea su questa così, visione della prostituzione come un lavoro qualsiasi. Sì, assolutamente. I girasoli. Guarda, guarda Alessandra. Allora, guarda Alessandra, quando io sono di questa casa dell'orrore, quando sono riuscita a scappare la prima volta, io non sono andata a un posto a cercare aiuto per aiutare i miei amici lì, perché lì andavano politici, poliziotti, prete, tutto quello che doveva proteggere lì, e io non avevo fiducia. Poi io di nuovo per la strada. Lui sul giro di sempre mi hanno ripreso, ok? E questo che lavora per questa signora. Ai, quando sono stata là, un'amica mia che era ancora là, lei è morta per questo abuso, per queste cose. Loro hanno fatto che io facesse con altre persone, anche donna, né? Ce n'era in questo gruppo, facesse una relazione sessuale con la mia amica morta. Ok, io vivo con questo. Adesso che io sono grande, che io ho lo potere di parlare, che nessuno lo può con soldi tappare la mia bocca. Ok, per questo che io parlo, per questo non ho paura. Una volta sono scappato, non ho fatto niente. E adesso lo faccio insieme alle mie sorelle, a Ilaria, a Chiara, a tutte quelle della resistenza femminista, con i Rocco anche di Torino, che sono le guerriere, poi con Teresa di Anlibi, con tutti adesso anche con te. Prima noi eravamo una goccia nel suo oceano, adesso siamo una nuvola, sai, una nuvola che disturberà tanti posti. Per poter fare, perché normale non bisogna nem tanto stare lì a spiegare. Allora una persona deve pensare a se stessa. Se la prostituzione è buona, allora perché non mando un figlio mio? Sai perché? Ah, non c'è necessità. Ah, ma gli altri c'è? Vai a fare un'esperienza. Ah, è normale che non posso stare zitta, io non posso nascondermi, capito? Non c'è come. Mi dice come posso, io voglio. Come posso dire, poter vivere e dire io ho fatto qualcosa, e principalmente adesso che io ho la possibilità di poter parlare, capito? Che le persone capiscono che noi vogliamo solamente una, come posso dire, un'opportunità, che tutte noi abbiamo un sogno. Questa prostituta dice, sai cosa? Ah, io volevo essere una ballerina, io volevo essere una sata. Nessuno di loro hanno detto che voleva essere prostituta. Fu l'elezione, la condizione di un sistema che ti obbliga e che ti schiavizza. E questo non è un mestiere antico, è la schiavitù antica che la gente ipocrita chiude gli occhi e dice fanno perché vogliono, ma non è perché vogliamo. Questo non è. Anche quando c'era il mercato degli schiavi, c'erano quelli che sostenevano che era una condizione naturale perché erano delle persone inferiori e quindi era giusto, anzi, grazie a questi padroni che si occupavano di loro, no? Poi per fortuna, insomma, la schiavitù a quel livello con il tempo è finita. Quindi ci auguriamo che sia la stessa cosa anche per la prostituzione. Esattamente, quello che volevo dire, anche la schiavitù, proprio come la prostituzione, va bene per gli altri. Naturalmente è Esatto. una cosa che va bene quando riguarda gli altri. Però Lilia, amici, volevo dire che è bellissimo quello che hai detto. Era una piccola goccia, però adesso a questa goccia se ne sono aggiunte tante altre. E quindi diventeremo una marea, proprio perché appunto la prostituzione è una forma subdola di schiavitù. Non tutti vedono la schiavitù che è insita nella prostituzione, ma noi
Anche grazie a te, soprattutto grazie a te, faremo in modo che questa verità emerga sempre più forte, proprio come è successo per la schiavitù un tempo, la prostituzione. Con lo sforzo di sempre più persone come te diventerà un problema. Io a questo punto dovevamo chiudere proprio per le 19, essere puntuali, è stato molto intenso questo nostro incontro, veramente emotivamente molto forte. Io ti ringrazio ancora una volta, Lilian, e ti faccio nuovamente tantissimi auguri per il tuo compleanno, che è proprio oggi, e sono sicura che la vita ti riserverà quella felicità che così fortemente stai ricercando e veramente la meriti. Grazie Teresa anche a te per aver Grazie a partecipato voi. a questo nostro dialogo. Grazie, grazie. Grazie per questa opportunità di, come si dice, di lasciare parlare. Io so che è dura sentire ciò che succede, ma a volte è necessario per le persone poter capire che cosa è. È tipo un virus, tu lo senti, ma è quando tu capisci le funzioni, i danni che fa, tu ti fai di più per proteggerti. E se io non parlo, più brutta che sia, più dura che sia, ma è necessario perché è questo che succede là dentro. E io ti ringrazio per questa opportunità, ringrazio anche Teresa, che lei dice che è una mia psicologa, ma lei è che mi ha aiutato molto. Grazie Teresa. Ripetiamo ancora una volta il titolo e qualcuno chiedeva la casa editrice del libro. Fefe editore di Roma. I Fefè, editore di Roma, i girasoli. girasoli di Lilian. Benissimo. Grazie ancora. Teresa Autrice Teresa Canone. Cremona, bisogna cercare, perfetto. Benissimo. Sì. Grazie ancora, un abbraccio Lilian e ciao a tutti. Grazie. A voi. Ciao. A presto. Ciao.